Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi pensavamo di fare una colonnina con un abitino da ballerina. Avremo bisogno dell'abitino. Questo prodotto è di Anagram, molto bello. Le misure sono 23 inch per 28 inch. Poi avremo bisogno di palloncini 5 pollici rosa e argento, un modellabile e dei tulli per rifinire tutto il lavoro. E la quantità del materiale la troverete sotto nell'info box. Ora iniziamo a gonfiare i palloncini, sono tutti 5 pollici. Il primo strato lo faremo però un po' più gonfio del secondo. Come vedete, io sto usando una dima per avere una misura un po' più precisa. Questa parte la uso per i palloncini del primo strato e questa parte un po' più stretta la userò per i palloncini del secondo strato. Cambiamo misura, come vedete, li facciamo un pochino più piccoli. Anche il secondo strato è completo. Quindi andiamo ad assemblare. Sposto la dima che non ci servirà più e cominciamo ad assemblare sulla colonnina. Quindi inseriamo, facciamo girare intorno al gambo, possiamo fargli fare anche due giri in modo che stia più fermo. Ora inseriamo inserite. Ora gonfiamo l'abitino. Mi aiuto per la prima parte con il compressore. Mi tolgo un po' prima e la rifinisco con la pompetta. Ora mettiamo il modellabile alla base, facciamo un bel nodo perché sia tutto bello fisso. Andiamo ad inserirlo qua. Ora gli diamo una raddrizzata, una sistemata. Vedete, noi usiamo moltissimo il tulle, non solo per una questione
di estetica, ma anche perché così nascondiamo i buchini che rimangono tra un palloncino e l'altro. Questa composizione ci è stata richiesta da Elisa, che compie 8 anni ed è una ballerina. Queste due composizioni le troverete sul nostro TikTok ed Instagram. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!